Debutto dei Bulla Boys in questa Coppa di Lega. Vabbè, comunque alla fine hanno vinto i Maribor solamente il rigore, perché comunque voi siete stati bravi a recuperare nel finale, a pareggiarla con due tiri liberi di Pizzuto, abbiamo visto. Albeggiani ha combinato di tutto oggi. Sì, prima segna, poi fa l'autogol, vabbè. Si mangia pure un gol davanti alla porta avversaria. A rigori chi è che ha sbagliato? Chi è che ha fatto l'area decisiva? Civiletti. E poi ha sbagliato Anello. Vabbè, alla fine il secondo. I rigori si sa che è tutta questione di fortuna. Comunque voi in partita siete stati bravi a pareggiare. Oggi si è rivisto Gallo in campo, però non ha voluto rischiare. Però già la sua presenza è importante, no? Sì, sì, ma deve giocare per forza perché c'è sempre il difensore. Questa prestazione può essere utile in vista del campionato? La cosa utile è che così ci possiamo concentrare solo sul campionato. Ah, vabbè, certo. Abbiamo visto un buon Pizzuto, tra l'altro. Sì, vabbè, lui segna sempre, non è un problema. Lui comunque è in forma. Sì. Lui segna sempre. C'è Albeggiani che forse non è. No, vabbè, Albi è il capitano. Voi ci tenevate a questa competizione comunque? Io. No, dico, in generale. Non penso. No? Vabbè, non è che siete usciti apposta, non credo. No, assolutamente, sì, in campo si gioca. Ce l'avete messa tutta però, in campo diciamo. Si gioca, certo, non ci ammazziamo. Se... Va bene, va bene. Forza Inter. Vabbè, te la potevi Forza stare... Inter, anche se è difficile. Si vedrà. Forza Inter. Ciao, amici, ciao. Maribor, come nell'apertura, anche in questa classura andate avanti nella Coppa di Lega, facendo sempre la vostra bella figura, avete battuto i Bulla Boys, però solamente il rigore però. Sì, andiamo a pensare come l'anno scorso. Infatti, perché l'anno scorso abbiamo battuto i giochi e poi praticamente comincia la serie negativa. Però devo dire che è stata una partita combattuta nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo diciamo leggermente dominato anche grazie all'ausilio qua di Giulio Giannone che ci stupisce sempre di più. Nonostante la mancanza di Allegri, anche lo stesso Peppe, comunque abbiamo avuto un grossissimo aiuto da Peppe Di Giovanni. Articolo 11. Articolo 11, gentilmente appunto concesso, ringraziamo dai Bulla Boys. E comunque eravamo passati con un vantaggio molto alto, poi ci siamo fatti recuperare per questi maledetti tiri liberi. Infatti hanno fatto due gol. È una partita già vinta, diciamo. Già partita, cioè, esatto. Diciamo che ce la meritavamo. E poi appunto i rigori hanno dato la conferma. L'unica pecca appunto, diciamo, l'unica cosa buona è che Fausto ha parato il rigore. L'unica pecca, lo staccato. E quella è la pecca? È Claudio. Che Claudio oggi mi ha detto prima di venire: ah, sono carico. E invece? Niente. Perdeva i palloni, non li recuperava. Tornava in difesa, da una mano, ma niente di che. Si è mangiato pure il rigore, si è mangiato. Ha fatto tipo un gol, però si è mangiato il rigore. Ma stavolta lo dobbiamo, tanto quanti doping non c'è. Infatti, non è fatto il doping. Però dai, devo dire che siamo soddisfatti di questo passaggio di turno. Certo, la prossima. Ora, la prossima, vabbè, sappiamo che siamo contro il Bayern di Virtuose. È là proprio lì. Abbiamo provato Claudio con un bel. Devo dire che appunto, però noi diciamo che il nostro primo pensiero è il campionato, ovviamente. Questa è una cosa secondaria. Però se ci sono vittorie ovviamente ben vengano, questo sì. Va bene ragazzi, credo che può bastare qui. Allora in bocca al lupo per la Coppa di Lega e soprattutto anche per il campionato. Grazie, ma. Ciao ragazzi, ciao.